spettatori, bentornati a Salutaria per parlare con noi di benessere e salute. Oggi parleremo con il nostro ospite in studio, il maestro Flavio Toniolo, bentornato a Salutaria. Grazie. Di un argomento che è come uno stile di vita che viene dal lontano Oriente possa coinvolgere la nostra vita frenetica occidentale. Ma prima di tutto spieghiamo che cosa fa il maestro Flavio Toniolo. Lei è maestro di Tai Chi Quan e di Qi Gong. Ecco, ci vuole spiegare un attimino che cosa sono queste due pratiche? Allora, sono due pratiche che lavorano entrambe sull'energia che scorre all'interno del nostro corpo. Un'energia che i cinesi chiamano Qi. Per quanto riguarda il Tai Chi Chuan, nasce come arte marziale. Il Tai Chi Chuan è un'arte marziale. Quello che noi vediamo del Tai Chi Chuan, quindi la forma lenta, questi movimenti lenti, rotondi, che sembrano quasi una danza, serve per sviluppare maggiormente questa energia Qi che abbiamo all'interno del nostro corpo, che possiamo utilizzare sia da un punto di vista marziale, ma anche da un punto di vista terapeutico. Ugualmente vale per il Qi Gong. Qi Gong è invece sempre una pratica cinese che ci aiuta sempre a sviluppare questa energia. La traduzione più immediata, più semplice, dalla parola Qi Gong ad una lingua occidentale, quindi in questo caso italiano, vuol dire lavorare con l'energia. Ecco perché questa è una sapienza millenaria che viene dalla cultura cinese, la quale coltiva questo aspetto energetico che magari nella nostra medicina occidentale è un pochettino tralasciata, anche se spesso si fa riferimento a anche degli stimolanti, dei farmaci che aumentano la energia o comunque il tono della veglia. Però in questo caso invece c'è proprio un'attenzione particolare, perché questa energia deve fluire, no? Ecco, ci spiega com'è la visione cinese. L'energia di cui stiamo parlando è qualcosa che fluisce all'interno del nostro corpo, così come l'acqua su un solco, su un corso d'acqua ed altro. È una cosa che non è visibile, mentre se noi ci facciamo male esce del sangue, quello è più visibile rispetto all'energia, però scorre nello stesso modo. Non a caso quando si lavora sull'energia abbiamo anche degli effetti positivi anche sullo scorrere del nostro sangue, quindi sulla circolazione sanguigna. Ecco, e quindi insomma il movimento è qualche cosa che è contemplato ed il movimento elevato, no? È un movimento particolarmente attento, perché se io alzo il braccio in questo modo qua non è la stessa cosa se io alzo il braccio in questo modo qua. Cioè la mia energia in quel momento cambia, in questo modo posso chiudere, quindi limitare il fluire dell'energia, in questo momento, in questo modo invece posso aprire, quindi agevolare il fluire dell'energia. Faccio una breve parentesi su tutta l'energia che scorre all'interno del nostro corpo. È basata tutta la medicina tradizionale, ma ancora di più la medicina classica cinese. Certo. Ecco, perché c'è anche da evitare un blocco dell'energia, no? Non soltanto una carenza di energia, ma proprio questa energia deve circolare, no? Allora, noi possiamo agire su diversi aspetti. Uno, per alimentare, quindi sviluppare la nostra energia. Due, far sì che questa energia meglio si distribuisca su tutto il corpo. Mani fredde, piedi freddi vuol dire che l'energia non fluisce bene. Nel momento in cui faccio taluni esercizi, aggiustando molto attentamente le posizioni, permetto che quell'energia arrivi anche in determinate parti del corpo. Ecco, quindi, ma ci racconti un pochettino dalla sua esperienza di uomo veneto delle nostre terre, com'è che si è interessato a queste discipline così? Mi sono interessato, avevo 23-24 anni, leggendo un libro di un maestro cinese, Qi Su, di Londra, vicino a Londra. Poi ho scritto a questo maestro e ho cominciato a frequentare i suoi seminari. Questo lo facevo durante il periodo estivo e per due estati di seguito ho frequentato questo maestro. La pratica mi piaceva molto, parlava di Tai Chi, parlava di diete, parlava di tante altre cose. Un maestro oltretutto molto colto e quindi ho seguito questo maestro. Dopodiché ho trovato altri riferimenti, anche perché il maestro non potevo così seguirlo da vicino come avevo
avrei potuto seguire, sì, non so, un altro maestro. Lui aveva molte persone, aveva una scuola internazionale, quindi erano parecchie persone che arrivarono, è anche difficile trovarlo diciamo in momenti privati, quindi di avere magari qualche conoscenza in più. E poi da lì, insomma, lei ha fondato una scuola che ha molti allievi, insomma, sta diffondendo un pochettino qui nelle nostre cultura un pochettino questa sapienza millenaria. Ecco, ma su questo aspetto mi pare che poi lei abbia avuto un imprimatur importante, no? Da 6 anni in questo momento sto seguendo un maestro cinese, si chiama Otio Chen, e questo maestro è un discendente della non appartenente, tiene direttamente la famiglia, non ha nome Yang, perché il mio Tai Chi Chuan è lo stile della famiglia Yang, ma ha seguito un maestro della famiglia Yang, che di cui lui è diventato discepolo. Questo maestro non aveva figli, per cui ha trasmesso solo ad alcuni discepoli la conoscenza di quello che è tutto il sapere della Tai Chi Chuan, della famiglia Yang, lui come ad altri pochi discepoli. E io sono arrivato a questo maestro già che avevo più di 30 anni di pratica, di esperienza, vissuta in Cina, vissuta con maestri importanti proprio di questa famiglia. Mi è piaciuto molto il rapporto, lo stile del maestro, il modo di comunicare, il modo, anche il stare insieme con il maestro mi è piaciuto molto. E da lì è iniziato questo percorso. Io mi reco in Cina, vorrei dire, ogni anno, a volte anche due volte all'anno. Ci vado molto volentieri, mi piace, sto assieme a questo maestro, lui mi sta trasmettendo tutto. A un certo momento doveva un po' rompere quella che era un po' la tradizione, perché questa conoscenza di quest'arte veniva data solo ai cinesi, sto dicendo solo ai cinesi, quindi un non cinese, pur avendo gli occhi a mandorla, anche un orientale, non veniva data, erano molto gelosi del loro sapere. Trovandomi e avendo anch'io la giusta relazione con questo maestro mi dette quello che mi mancava in quel momento lì. Avevo comunque seguito un percorso molto vicino al suo. La relazione con lui era corretta, giusta, come un maestro vuole, e da qui mi ha trasmesso fino a che sono diventato discepolo. Prima di diventare discepolo di questo maestro qua, lui ha dovuto chiedere anche agli altri suoi fratelli di pratica di Tai Chi, non fratelli di sangue. E loro, anche con loro ho praticato, con loro abbiamo mangiato insieme, abbiamo fatto diverse cose, per cui poi alla fine ha detto sì, va bene, se una persona sa entrare con il giusto modo, loro si aprono un po' di più. Questa cultura così apparentemente lontana, portata qui da noi, nella nostra società apparentemente molto diversa, ma nella quale tutti quanti noi soffriamo in qualche modo di una scarsa attività, scarso movimento, e quindi una, diciamo, un esercizio delle nostre articolazioni, dei muscoli e delle ossa che è molto blando. Su questo torniamo tra qualche istante per parlare, ecco, di che cose, dei consigli che ci darà il maestro Flavio Toniolo, su che cosa si può fare, ecco, mutuando un pochettino da qualche suggerimento da questa grande cultura orientale, e vedere come si può calare nel nostro ambiente, nella nostra epoca, nella nostra civiltà. Ci stava raccontando prima un pochettino questa storia della sua investitura ufficiale, direi, no? Ecco, perché adesso, diciamo, questo sapere, questa cultura viene in qualche modo detenuta e autenticata un po' da delle persone particolari, da una comunità che si trova in Cina, e quindi lei ha ricevuto in un qualche modo una responsabilità, un incarico. Ecco, che cosa consiste questa mission che lei? Allora, la mission, diciamo, mia in particolare, è perché sono stato fatto anche discepolo unico, diciamo, in questa linea di generazione, e perché io potessi trasmettere l'arte, la cultura, il sapere del Tai Chi Chuan, della scuola Yang, così come mi è stato dato nel momento in cui ho coltivato questa cultura, ho ricevuto questi insegnamenti
originali, quindi dalle stesse dalla persone fonte, che me l'hanno, dalla fonte esattamente dalla fonte. Tisana ti dice abbeverarsi più vicino alla fonte ed è quello che io ho cercato di fare, cioè andare da coloro che hanno un po' generato, che hanno inventato, che sono stati gli ideatori di quest'arte e che l'hanno portata avanti. La mission in questo momento che sto portando avanti attraverso l'associazione La Via del Tai Chi è quella di formare anche nuove persone che possano portare avanti con passione, con amore quest'arte del Tai Chi Chuan, una cultura estremamente bella ed interessante. Insomma, in un contesto di una scuola, no? Come le scuole si formano allievi, ma poi a sua volta altri formatori. A me piacerebbe, con l'esperienza sin qui raggiunta, di poter trasmettere quello che ho acquisito in tanti anni di pratica personale, ma proprio anche di ricerca, ad altre persone che a suo tempo possano divulgare, certo. Diciamo, con la stessa passione, vorrei dire anche un po' con lo stesso amore per l'arte, quello che io so. Ecco, perché il Tai Chi Chuan non è soltanto una forma, un'arte marziale, sia pure con una forma lenta, ma è proprio uno stile di vita, no? È una filosofia di vita, per cui c'è dentro anche, una costume, nell'alimentazione, costume anche in qualche modo, se vogliamo, etico, di condivisione. Ecco, ci parli un pochettino di questo aspetto, cos'è che c'è al di fuori dell'arte? Allora, noi fisica? Lavoriamo principalmente sull'arte del Tai Chi Chuan rispetto, ed è una un'arte marziale dove noi quello che vediamo è un movimento lento, serve per accrescere la nostra energia Chi, ma abbiamo un movimento anche da un punto di vista posturale corretto, quindi andiamo a risolvere molti dolori dovuti a cattive posizioni. Per il momento ci limitiamo a questo, ma voglio dire, poi l'arte stessa, le arti stesse taoiste, il taoismo non è una religione, non vuole neanche essere una filosofia, anche se oggi lo è, ma dà quelle indicazioni di un giusto modo di vivere, quindi seguendo un'alimentazione che è più o meno quello che raccogliamo oggi da qualche altra parte, seguendo un modo di respirare corretto, anche una relazione con gli altri magari più vicina, quindi anche un modo di trasmettere diverso rispetto a quello che siamo abituati. E allora, venendo proprio a un qualche cosa di pratico, ecco, facciamo l'esempio di una persona che è inserita nell'ambiente di lavoro quotidiano, magari in un ufficio, ecco, che suggerimenti darebbe? Magari possiamo fare anche una prova pratica. Ecco. Sì. Ringrazio Marina che si presta per questo esercizio. Grazie Marina. Prego, prego, quindi che cosa facciamo fare? Allora, io presenterei 5 esercizi utili per allentare la muscolatura contratta del collo. Stiamo parlando di colonna cervicale, quindi la parte superiore del collo. Noi qualsiasi cosa noi facciamo, normalmente tendiamo, almeno abbiamo un atteggiamento un po' viziato, ad alzare le spalle e ad alzare i gomiti. Questo porta molte contratture a livello del collo. Allora, perché io faccio questi esercizi? Noi li facciamo ogni volta che ci troviamo come preparazione alla pratica del Tai Chi Chuan e alla pratica del Qigong. Quindi andiamo ad allentare questi muscoli, allentando questi muscoli avrò maggiore scorrere della nostra energia che i cinesi chiamano Qi, ma anche conseguentemente del flusso e quindi anche della circolazione sanguigna. Allora, vediamo subito gli esercizi. Allora, abbiamo spalle che cominciamo intanto a spingere leggermente in giù le spalle, abbiamo una zona, un corpo ben allineato, come qui ci passasse un asse, cioè dalla sommità del capo attraverso tutto il nostro corpo, l'asse cade nel mezzo dei due piedi e il primo esercizio sarà di spingere su le spalle, quindi segui me Marina, spingere indietro e spingere giù le spalle. La parte più importante è spingere giù le spalle. Noi per tutte le nostre attività siamo più propensi ad alzare le spalle, quindi accumulare tensione che va localizzata sempre sulla colonna cervicale. E quindi noi dobbiamo un po' sciogliere, perché per far meglio circolare l'energia Qi abbiamo bisogno di una
un'articolazione sciolta e rilassata. Questo crea le idonee condizioni perché possa meglio fluire la nostra energia, ma anche il sangue, come dicevo prima. Allora, il primo esercizio sarà di spingere in su le spalle, spingere indietro, spingere giù e avanti, e quindi fare questa rotazione all'indietro, così come sta facendo bene Marina in questo momento. Ok, la parte più difficile, continua cortesemente, grazie, è proprio spingere giù. Non siamo abituati, ad alzare le spalle frequentemente in tutte le nostre azioni quotidiane, e questo, come dicevo, accumula tensione su questa parte qua. Questa serie normalmente, allora, in Cina hanno un certo valore, i numeri, quante volte lo facciamo, normalmente viene fatto per 8 volte per 3, quindi vorrebbe dire 8 per 3, 24. Ecco, il numero che si addice meglio è di ruotare all'indietro 24 volte e poi successivamente ruotare in avanti ulteriori 24 volte. Ripeto, se c'è una malattia in corso oppure una cura sulla colonna cervicale, sulla colonna vertebrale, bisogna sempre guardare caso per caso, è bene rivolgersi comunque a uno specialista, che può essere un fisiatra, un ortopedico, un fisioterapista o altro, quindi una persona specializzata, per vedere se ci sono particolari dolori. Quindi abbiamo detto 24 rotazioni all'indietro, 24 rotazioni in avanti, ampie, sapendo ben spingere in tutti i punti della circonferenza che noi andiamo a delineare, e poi abbiamo una caduta del capo semplicemente in avanti, l'esercizio numero 2. Anche qui stazioniamo, dobbiamo essere pazienti, contare 8 secondi lentamente in questa posizione, e poi molto lentamente spostiamo il capo all'indietro. Per meglio lasciar cedere il capo all'indietro è preferibile, allora, aprire un po' la bocca, benissimo, rilassare il viso, quindi creiamo anche qui le condizioni per una maggior caduta del capo all'indietro. Quindi rilassamento produce una maggiore escursione, una maggiore caduta. Questo è un ottimo esercizio anche per i muscoli masticatori. Esattamente, la bocca deve essere leggermente aperta e il viso, proprio devo pensare il viso, deve essere un po' rilassato. Allora abbiamo davanti, ok, e poi lentamente spostiamo indietro, rilassare il viso, aprire un po' la bocca, va benissimo. Ecco, altro esercizio utile, passiamo al terzo esercizio, dove noi abbiamo una caduta del capo laterale, proprio il capo deve piegare unicamente di lato, quindi l'orecchio deve avvicinarsi alla spalla. Il busto non va mosso, ma va sempre lasciato nella solita posizione. Ugualmente lo faccio dall'altra parte. Altro esercizio importante è appunto contare lentamente fino ad 8. Normalmente non ci riusciamo, la semplicità dell'esercizio un po' ci pone in inganno, però dobbiamo stare lì, voglio dire contare lentamente fino ad 8, ascoltare l'effetto che produce l'esercizio, quindi l'allungamento verso questa zona, e poi lentamente spostarci dall'altra parte. Ulteriore esercizio è adesso lasciare giù il capo e fare una rotazione del capo attorno al collo, prima in un senso e poi nell'altro. In questo caso non continua, ok? Dico in questo caso perché magari dopo in altri esercizi posso dire facciamo in un senso o dall'altro, seguendo le indicazioni iniziali che ho detto. Quando giriamo all'indietro, rilassiamo il viso, apriamo un po' la bocca, questo, ripeto ancora, favorisce una maggiore caduta del capo attorno al collo, quindi maggiore escursione, maggiore movimento ed altro. Molto lentamente, prima in un senso, poi nell'altro. Ultimo esercizio, allora teniamo sempre la linea perpendicolare dalla sommità del capo fino nel mezzo dei due piedi, e il capo muove girando in un senso, ok? Sempre rimanendo nell'asse, c'è la tendenza magari di piegare qualcosina. Marina è molto brava, ok? Girare dall'altra parte. E manteniamo, quello che la nostra attenzione è di non spostarci e di non girare al massimo il nostro capo. Dobbiamo girare perché l'attenzione in questo caso sta sull'asse, non tanto su quanto ho disponibilità di girare, ma di rimanere concentrato nell'asse.
Beh, ecco, direi che con questi semplici esercizi che ci richiedono pochi minuti per la loro certo. esecuzione, può essere un momento di stop, di, diciamo, per interrompere un pochettino la monotonia, la tensione che si accumula anche nel momento lavorativo, e quindi semplicemente mantenere l'articolazione, la muscolatura non in tensione, bensì in uno stato di benessere funzionale. Certo. Penso anche così all'attività professionale dei miei colleghi e la mia in particolare, per cui facendo il dentista chiaramente c'è una posizione un pochettino particolarmente tesa. Se posso dare un suggerimento, è di spingere sempre in giù le spalle. Le spalle molto facilmente tendono a salire, se noi li spingiamo giù dobbiamo proprio ottenere in questo caso un effetto contrario, che è preferibile fare questi esercizi alla fine della giornata, o meglio ancora al mattino. Intanto impariamo bene che dobbiamo spingere giù le spalle e non alzarla, e non alzarle, ma questo diventa proprio la salute per il dentista, avere un movimento anche più fluido, si relaziona meglio. Dico, è molto legato anche alla relazione con le persone. È una malattia professionale quella delle tensioni muscolari, dei dolori che poi ci si porta a casa. Bene, io invito fin da ora il maestro Flavio Toniolo ad altrettanti incontri come questo, in maniera tale che, ecco, lui che è un pochettino il tramite di questa cultura che viene da lontano, che ci porti, ecco, all'interno della nostra quotidianità qualche consiglio utile per stare in salute ed in benessere. E con questo saluto i nostri telespettatori di Salutaria che ci seguono con grande affetto, e do loro appuntamento per parlare con noi e con i nostri esperti di cose che portano salute e benessere. Arrivederci. Grazie.